marrana, tu sei fantastica, là sotto il sole, nel mare blu, e l'ischitano, nobile arcano, col cuore in mano, ti accoglierà. Ischia sei bella, mediterranea, Ischia sei cara, sul mare blu. Detto questo, allora io credo che meritano un grandissimo applauso perché è stato uno spettacolo molto difficile, l'avete visto. Ci sono state anche un paio di defaillance, ma capitano perché è uno spettacolo molto faticoso. Io li chiamo tutti e partirei dai più piccoli che hanno cominciato quest'anno con me. E sono stati una sorpresa perché insomma così piccolo andare poi a recitare Shakespeare in napoletano e insomma con questi movimenti, con questo ritmo non è affatto facile, quindi insomma io magari pretendo anche troppo, però sono stati veramente bravi, sono al debutto. Davide Dabundo, che qui sembra più grande ma c'ha 12 anni e ha fatto l'esame stamattina. Ha fatto l'esame, questa sera ha fatto l'esame di teatro dove è stato sicuramente promosso. Rossella Polito. Che è successo? Eccola qua. È alta, è più alta di me, ma ha 12 anni. Io in fondo a lei sembro un toppante, quindi. E vado avanti poi con, diciamo, ecco, un'altra ragazza nuova che ha avuto quest'anno e che abbraccio forte, Colomba Dabundo, eccola qua. E a questi unisco Ida Mattarese, che è arrivata quest'anno e anche lei insomma si è ritrovata su queste tavole, è stata bravissima, eccola qui, ecco. E insomma devo dire sono entrati subito in sintonia, ecco. Poi chiamo della vecchia guardia, se non ho dimenticato nessuno della nuova, chiamo della vecchia guardia il motorino straordinario che ci sta sempre vicino, insomma che ce l'ha la forza di andare avanti, Maria Flora Ielasi, eccola qua, alla quale ho voluto riservare volontariamente questo monologo, questo doppio monologo anarchico che c'è in Shakespeare, che è straordinario e che io sottoscriverei con i tempi che viviamo oggi, ma andiamo avanti. E poi chiamo da quest'altra parte Maria Pia Pezzella, che è con me anche da un po' e diventa sempre più brava, e con lei Giusi Iacono, che insomma vabbè non dico tanto, nel senso che si vede benissimo perché la conosce già, i passi che ha fatto sono veramente grandi, quindi insomma, e vado da questa parte e poi dall'altra parte insomma con Salvio Di Massa alias Prospero. Poi io insomma non è che debba essere qui a fare i commenti su ognuno, ma insomma chiaramente a Salvio voglio riservare una parolina, cioè il fatto che sicuramente Salvio viene qualche tempo fa da me, cioè ti voglio fare il comico, voglio fare l'attore e insomma che credo che il ragazzo prometta bene, ma non ha fatto ancora niente, per cui deve rimanere con i piedi per terra, però Salvio si merita come tutti loro ancora un altro applauso. E poi da quest'altra parte arrivato con Lucio Scherillo, un altro ragazzo che è arrivato lo scorso anno e sta crescendo tantissimo, ed è un altro ragazzo, diciamo, che rappresenta la batteria di razza, diciamo così, anzi si può dire così, di razza della nostra Accademia dei Ragazzi. Ho chiuso, come dire, ho lasciato fuori, ma così per gentilezza, non per altro, perché non appartiene al gruppo che studia teatro all'Accademia, ma è un mio grande amico, oltre che insomma essere un mio allievo, diciamo, però nel cabaret, al quale sono molto affezionato, ha passato anche dei giorni particolari questi ultimi, ma nonostante ciò è qui sul palco con noi e a dimostrare che il teatro va avanti, anzi che il teatro in fondo è il miglior modo di andare avanti con la vita. Enzo Boffelli, al quale do un grandissimo applauso. Ora vado agli altri ringraziamenti, spero di non dimenticare nessuno,
comincio dall'Accademia, da Salvatore Iacono e Teresa Coppa, che quest'anno ancora una volta, grazie, hanno creduto nel progetto che avevo, e quindi li ringrazio tanto, perché insomma ho trovato in qualche modo una seconda famiglia, e quindi insomma voglio andare avanti in questo modo. Per quanto riguarda invece lo spettacolo, ringrazio subito Carmela Di Lustro e la invito anche a venire qui, perché insomma deve venire qui perché ha lavorato dietro le quinte nell'oscurità, e il lavoro dei costumi, dei trucchi per uno spettacolo così è fondamentale, insomma. E io non voglio, cioè insomma, io faccio teatro per vivere, no per sopravvivere neanche, insomma, faccio solo teatro, voglio, no, però volevo dire una cosa, cioè siamo fieri, sono fieri di questi ragazzi, tutte delle persone che ho qui con me, perché mi hanno permesso di fare qualcosa, e lo dico dal basso della mia modesta esperienza, diciamo, uno spettacolo di questo tipo per come è fatto pretenderebbe molte persone che lavorano dietro le quinte, questa è la realtà dei fatti. Chi conosce un po' il teatro sa, per avere dei livelli che più o meno, io lo dico per la bravura di questi ragazzi qua, non parlo di me, livelli che più o meno sono questi, se non anche peggio, solo che c'è gente che fa teatro perché poi fa il Grande Fratello, ecco, dico. Quindi e quella gente lì ha alle spalle un marketing, ha produzione, quindi dietro queste quinte avrebbe avuto 20, 30 persone di più, insomma, ecco perché il mio grazie forte va a lei e alla collaborazione di tutti loro, perché qui dietro, oltre che a lei, poi c'erano soltanto Scarabettoli, Baratozzi e Bacarozzi, cioè insomma Scarafaggi e cose, che hanno dato poi loro una mano, insomma, così. E chiudo con l'ultimo ringraziamento, cioè gli ultimi due. Il primo va a Gelsomino Sirabella, a Cinzia Razzano, a Rosario, cui non conosco il cognome, ma lo ringrazio tanto, Rosario, tra l'altro, che me l'ha portato Gelsomino, che insomma è un grande amico e lavora di solito nei concerti di Bennato Britti e addirittura Ligabue, e che oggi è stato qua, insomma, salutami il grande Liga, è una bella cosa, e quindi ci fa onore. Un abbraccio a Gelsomino, non ce lo pozzeranno, non solo perché tengo quadro, ma proprio perché per abbracciarlo non è facile, Gelsomino, insomma. Però glielo do di cuore, perché è una persona straordinaria, e non so parole scritte perché poi uno se la varisce, insomma, lo dico con il cuore. Gelsomino, lunga vita a Gelsomino, perché con lui si può fare veramente teatro a Ischia. Grazie. Grazie. Veramente, veramente, di cuore. E l'ho lasciato per ultimo, ne andiamo a mangiare subito, ossacci che navettano ormai soprattutto. L'ho lasciato per ultimo, ma non ultimo nei miei pensieri, perché in questo caso, cioè per questo spettacolo qui, è stato il mio incontro più importante che ho fatto, Nicola Pantalone. Perché, insomma, vuoi venire? Mi fa piacere che vieni qui. Nicola è un musicista straordinario, e che non lo dico pure questo, non so parole che ha fatto così, ma meriterebbe di essere conosciuto fuori da Ischia più di quanto non lo sia già. Insomma, io ho ascoltato delle canzoni sue che se fossero state di Peppino Di Caprio, Fred Buongusto e così via, sarebbero diventate internazionali. E io gli concedo il microfono se vuole dire qualcosa. L'ultima cosa che voglio dire è che grazie a lui ho riscoperto la musica, mi sono divertito a cantare pure una canzone vera, diciamo, mi ha aperto un mondo, spero che questa finestra si chiuda più tardi che mai. Nicola, grazie. Vai. Volevo solo dire che in realtà è una cosa che non abbiamo assolutamente preparato, perché mentre lui recitava tutte le parti, io gli facevo il sottofondo musicale con le canzoni napoletane, con la chitarra, quindi tutte improvvisate. E spero che vi siano piaciute, ma per il resto io l'ho fatto col cuore per mio amico, veramente. E per questi ragazzi bravissimi. Grazie. Grazie a te. Io spero di non aver dimenticato nessuno, chiaramente aggiungo il comune di Forio. No, capito. C'hanno fame i ragazzi. No, dico, aggiungo il comune, chiaramente ringrazio la Fondazione La Colombaia e Massimo Bottiglieri, e vi do l'appuntamento al prossimo anno. Vorrendo dire che non abbiamo fatto nulla questa sera, questo spettacolo è stato registrato ieri, avrà una promozione sua, e speriamo, diciamo,
che sarà quasi certamente portato anche fuori Ischia. Quindi insomma, noi ci vedremo al prossimo appuntamento. Viva il teatro come sempre, soprattutto oggi che ci hanno inscatolato in una realtà troppo chiusa. Ecco perché alla fine mi è piaciuto di parlare di magia oggi, perché insomma ci hanno creato, sì, ho finito, una realtà diciamo troppo chiusa. Sì, prego. Edoardo Cocciari. Andiamo a mangiare, va bene. Grazie a tutti di cuore. A posto. Indaco, teatro. Lelieri, oltre il sipario delle nostre solitudini, maturità non è peccato, scioglie il nodo del mio petto la mano, che sposta da scaffali polverosi qui giù in platea e fluvidi antichi amori. Oggi la storia è amara, spettri. Romanza la mia testa, quest'uomo accanto che bisbiglia. Andiamo a cena insieme. Il viso ciondolo sulla mia spalla, poi tutti in piedi a porgere gli omaggi, applausi, ma lui non chiede il mio permesso, sfacciato nel togliermi gli occhiali, deciso, bisbiglia, bella, maliardo, odora sesso la mia grotta, sbandata, di fronte al suo bastardo sentimento, testardo. Stele sacrale alla lussuria, avvinta, solo un passo dal delirio. Inappellabile, è troppo intenso il battito del cuore, emozionato per dirgli smettila, tremante. Hotel sigillo, prego, già impone allo chauffeur, aprendo la portiera al mio passaggio. Ci ha riavuto lo ducato mio, all'usurpatore la mano dello perdono l'ha gettato. E mo, con l'immane vostra, con il segnale per il sbattimane, dimostratemi che non agi fatto. Già, grazie, perché lo scopo mio era solo quello di farvi divertire. Adesso mi sento contento, ma pure lo poco ci può dare. Senza gli spiriti ubbidienti e senza la mia arte di incantatore, nemmeno la coscienza mi fa onore. E siccome la fine di una favola è un po' come una morte, adesso mi serve una preghiera davvero convincente da persuadere la misericordia in persona a perdonarmi di colpa mia. Perché come a voi e lo vostro muto mi piace d'essere condonati dalla peccata, a così voi piacesse, con indulgenza, liberarmi dai miei. Ogni giorno notizie c'è gela, a così non si può più campare. Che sta barca oramai è senza vela, e sto vieto mo a sbatta a là, e so cento, so mille creature, piccerelle più grosse d'età, conce tremano sulle paure, e di male chissà che sarà, la guerra sta vita canter, che dolore sto tempo c'è da, quanta gente ogni attimo al ferro. Che in cielo son l'abbra portata e so tante tragedie comune e c'è sta chi non vede non sente che se chiagna soffun questa guerra che non può fornire. Quanta voce che cerca aiuto, quanta lucca per questa infamità. Tutti i suoni si sono perduti e si cerca una mano e pietà per traverso.
nuvola scura, quando solo svolchio a faccia, sono rimaste speranze che e si muore che venne campana, guarda, sta vita ogni giorno, non è giusto mandando a corsi, tutto corrono, corrono attorno a sta giostra che porta a morire, e chi c'è crea sti tragedie non pensa, non riesce nemmeno a capire, capurisse ha già avuto la sentenza a sta guerra che non può fornire. Internet di Somma Ciani, canta Sofia Karim Lawani. Regalando questa novità, quante cose che stiamo scoprendo con curiosità. Navighiamo un mondo girando paesi, città. Roberta Palizza, Carmela leggerà quello di Roberta. Buonasera. Voglio fare un saluto a Roberta che ci guarda da lontano. Vede. Allora. Lettera al figlio. Ti incontro sui profili d'oro del sogno. Estate di luce. E gli occhi riempie il cuore. E solo per te sgrana gli tocchi di cielo e parole. Baragella in domanda la stasi del suono. Orbito abisso. Inascoltati dolori. La stricata dei giorni a venire la strada svanisce da specchi di orizzonti e tu sempre laggiù, nell'attesa del mio passo, certezza del cammino che la terra dimora e saltano al cielo, muto d'azzurro, nuvole del mio sudore tributo a te che nel labirinto del caso mi cerchi e non sai. E ti dirò di quando sempre l'universo immolava orbite su orbite agli dèi, vibrando solo un poco, in fondo, di tenace tristezza. Ed io ribelle, mi negavo all'indice del divenire, teso nello spasimo di antiche leggi ed osceno, sulle sponde del possibile a più incatenato. Ti dirò dunque, ma ora, Penelope strana, doni i fili di luna alla tela del tempo, e nel giorno, in moto, vi ricamo sorrisi, coraggi di sole che mi raccontano il tuo volto. L'estate è finita, resistono diritti risolti e gli ombrelloni fagocitano parole e sumate dal turco, l'azione calpa per il lungo inverno. Lavora bene il concime nel prato della mediocrità, di che si lamenta lo stelo che gioca al risparmio con le radici e non pesa sul mondo la mente del mondo. In poca media, facilmente, solo eccezioni, il cielo. Cocito. Nei gironi lontani dal vertice combinato dell'essenza nera di mare stazionano ombre normali di buio non pesante. Ho poco in prima, quindi dell'arismo, del proprio diritto, presunzione al cielo, così avanti, talvolta ti doni, ma non ti trovo, tra questi figli carichi delle colpe dei padri, che trascinano esistenze imbastite dall'odio e dal risentimento. Qui non ti trovo, ti cerco invece nella stretta di mani velutate di accoglienza, che si ammantano di bene, elargito a piena bocca, in teoria intarsiate di dolori necessari, non tuoi certo, ma di coloro che si intersecano le mie, già tracciate dal giusto che avanzavo, avrà la compattezza senza una crepa della tua pietà negata, alle ginocchia curvate, alla preghiera, il viaggio che già certo attorno ti si prepara. Oh.
Poesia d'oro. Ora so, il vento del mondo muove tra rossi calvi di fuoco colati da un chissà dove qualsiasi di cuori per pene. E questo freddo migliore di male diffuso a mezza via tra cecità e malattie. Odio invece quel silenzio di orti coltivati a buonare indifferenza dai contadini del diavolo. Le zappe non scalfiscono le loro aureole di cattapesca fertile sterco di terreni infernali dove sconto pene e emozioni squarciate dai turbini dell'essere. Attendo nel fango le macerie dei piedistalli sotto quel nulla di illusioni e sosto paziente nel tempo dove le gerenze sostenibili non cadono per decisione ma rovinano infine. Prega dei giusti pesi. Polvere, inesorabile scoria di guerre erosive sulla pelle corrode ancora l'immagine di questa primavera pacifica di gioia sui palmi che scuotono sempre il terreno. Taci, che non vibri il cielo dei dolori calpestati umiliati, di implosioni costretto in anarchie fisiche. Silenzio e quieto vivere in questo limbo di sorrisi deformi sui visi imbrattati di gelo, ma è l'aria che attende stantia una parola, un soffio, una boccata di scomodo perdono. La seconda serie adesso leggeranno dopo, però io prima per ancora un intervallo. Oh yes. Ah, c'è una canzone che a me piaceva tantissimo da cantare. Io ho cantato tante canzoni di Lucio Dalla, molto note, molto apprezzate, che grandissime. Alla fine, ultimamente mi fanno cantare sempre la più brutta, che sarebbe Caruso. È la più brutta. Nelle canzoni di Lucio Dalla, scusatemi, ma io sono del mestiere. Come ancora di decrescenza, perché... Vabbè, ancora è bello, lasciamo stare. È stata fatta nel 1981, Però, al di là di tutto, c'era una canzone che mi piaceva talmente tanto. Allora, è un po' di tempo che non la cantavo, però mi piace cantarla stasera, perché si chiama La casa in riva al mare. Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al mare. Una donna si affacciava a Maria, il nome che le dava. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza, una fede, e sognò la libertà, e sognò di andare via, via, un anello vide già, sulla mano di Maria, lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginano. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. Gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Hai già i capelli bianchi e non lo sai. Questa sera vengo fuori, Maria, vedrai che bella la città. E sogno la libertà, e sogno di andare via, 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 un anello mi dia già, sulla mano di Maria, gli anni sono passati tutti insieme, e i suoi occhi ormai non vedono più, e se ancora la mia donna sei tu, fu solo in mezzo al mare. Vengo con te, Maria, vengo da te, Maria, vengo da te, Maria, e poi fu solo in mezzo al mare.
allora adesso una mia riserva di Cinzia Zambaglia, no? Sì, ci presentano la seconda sezione delle poesie. Tutte poesie che ovviamente potete trovare qui, quindi poi acquisterete. Se vogliamo seguire la scaletta, è la signora Marina. Però, sì, è meglio, tanto dopo aver sentito loro due, siamo ci vergogniamo prima, adesso non ne parliamo qua. Vabbè, è una grande intervistatrice, questo ve lo posso ammettere, perché ha fatto un articolo su me che uscirà, immagino, su l'attesa fa diventare la cosa più preziosa. Siccome le poesie che andate a leggere sono degli autori presenti nella per equità ognuno acquista il libro, le legge e le usa, però sono di autori presenti nell'antologia, quindi magari ce li presentate. Allora, questi ci dite. Sta Luciano Schiavù. No, io sono quella musica? Sì. Abbiamo cominciare con la lettora. Ha alzato l'amplificatore, per piacere. Signora De Gare, dobbiamo cominciare la lettura, no? Quindi facciamo. No. Cominci dove vuole lei, signora De Gare. No, devi leggere nel letto. Vada libero, se vuole leggere il letto, non è in letto. No, io posso leggere solo in portoghese. Quindi in italiano. E noi volevamo sentirle in letto. No, mi dispiace. Allora comincio con Liga Rapida. No, quella che vuole. Era solamente una curiosità. Datomi solo l'inizio, poi mi passa. Luciano Somma, Ischia, fine di un'estate. Di fronte al mare, calda la sabbia, spesso infocata dal profumo. Laggiù il castello aragonese, sotto una distesa d'azzurro, ha luce nuova e mi riporta alla mente secoli di storia. A sera, là sopra Campagnano, verde attorno e tanti amici insieme a festeggiare la fine di un'estate ormai di morto. Sulla terrazza, alla parete, l'occhio di un ramarro che mi guarda, che mi guardava, quasi per disperato. Ischia marrana, sei fantastica, là sotto il sole. Nel mare blu e l'ischitano, nobile arcano, col cuore in mano ti accoglierà. Ischia sei bella, mediterranea, Ischia sei cara sul mare blu.